Siamo, no, Andrea De Polo, Tribunale di Treviso, Gruppo GEDI, Testate Venete. Oggi lei è in Veneto, un territorio dove le vaccinazioni stanno andando bene, ci sono ottime percentuali di adesione. Resta da fare qualcosina in più per gli under 30, soprattutto che sono quelli oggi oggetto dei focolai di virus più diffusi. Ha presentato qualche iniziativa per coinvolgere i ragazzi? Cosa si può fare per ampliare l'adesione sulle fasce più giovani? Guardi, allora, intanto mi lasci dire che oggi, anzi ieri notte, abbiamo raggiunto quello che si era prefissato il piano agli inizi di marzo, e quindi credo un ottimo risultato. Il 60% della platea degli italiani vaccinabili è stata raggiunta da due dosi, quindi abbiamo 32 milioni e 404 mila italiani che hanno fatto prima e seconda dose. E chiaramente adesso bisogna andare a inoculare, a somministrare dosi alle persone più giovani, che come lei ha detto sono quelle che, avendo più rapporti sociali, e meno male, perché grazie alla campagna in atto e al distanziamento comunque ne stiamo uscendo, e i nostri giovani possono fare tranquillamente le ferie tenendo sempre degli atteggiamenti cauti, però si deve continuare con un ritmo di vaccinazione elevate su queste classi. Consideri che comunque sui 20-29 sono quelli che negli ultimi giorni stanno avendo più somministrazioni, tra i 35 e i 40 mila al giorno a livello nazionale. È lo stesso per la fascia 12-19. Adesso la fascia 20-29 è quasi arrivata come prima somministrazione intorno al 60%, per cui iniziative vanno fatte. Ci sono varie regioni che stanno facendo giornate aperte, open day, alcune regioni stanno vaccinando anche nelle località turistiche con degli assetti, dei team mobili, iniziative anche notturne. Devo dire che è importante la risposta dei nostri concittadini, e voglio davvero ringraziarli, perché la progressione che stiamo avendo è in linea con il piano, che ci porterà a fine settembre ad avere l'80% degli italiani immunizzati. Per ciò che riguarda il Veneto è perfettamente in media. Il Veneto oggi è a circa il 67% di prime dosi e al 60% di vaccinati. Sostanzialmente 2 milioni e 4 di cittadini veneti sono stati vaccinati e 2 milioni e 8 hanno avuto già la prima dose. Quindi ritengo un bilancio molto positivo. Generale, cambiando argomento, spesso questi luoghi della memoria vengono custoditi dalle associazioni d'arma, ma le associazioni d'arma hanno problemi, diciamo, a trovare giovani volenterosi che abbiano lo stesso entusiasmo. Come in futuro potranno mantenersi questi luoghi? Questa è davvero una bella domanda. È chiaro che le associazioni d'arma vanno alimentate, cerimonie come queste aiutano. Ho visto questa mattina c'erano tre gruppi di giovani che hanno fatto uno stage formativo con la Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Alpina. Ritengo che condividere i valori, avvicinare i giovani alle memorie sia sicuramente doveroso da parte di tutti, e in quest'ambito il Ministero della Difesa è sempre promotore, e anche dal punto di vista delle risorse economiche è molto vicino alle associazioni. A Bassano da poco hanno per esempio fatto una mini naia, potrebbe essere un'idea questa, no? Guardi, queste adesso ritengo che sono attività collaterali. In questo momento noi siamo molto impegnati a contrastare la pandemia. Il Ministero della Difesa ha messo in campo tutto quello che poteva con tutte le forze armate, le forze dell'ordine fanno la parte di scorta e di ordine pubblico anche per gli hub vaccinali e per i vaccini. La difesa in campo in questo momento, a parte la logistica, oltre 50 team sanitari che fanno quella che io chiamo la vaccinazione di qualità etica, cioè vanno a cercare i più fragili, quelli che sono allettati. E devo dire anche sugli over 60 tutto sommato abbiamo dei valori molto buoni. Gli over 80 sono oltre il 91% di vaccinati, ci mancano 2.260.000 circa, però considerate che a livello complessivo siamo oltre l'85%. È chiaro che se tutti si vaccinassero sarebbe meglio, però è proprio statisticamente impossibile arrivare al 100%. Okay. L'ultima poi. Thank you.
padre sorgente di ogni tenerezza, volgi il tuo sguardo alla madre del nostro Redentore e accogli con bontà le suppliche del nostro cuore per Cristo nostro Signore. Voce terrena.